Laudetur Iesus Christus. Resurrexit sicut dixit, recita il Regina Cieli. È risorto come aveva promesso. Buongiorno, Emanuela Campanile al microfono. Siete collegati con Piazza San Pietro per seguire dunque la messa del giorno celebrata dal Santo Padre. Domenica di Pasqua, risurrezione del Signore. Intanto salutiamo tutti coloro che sono in collegamento con noi. Ricordo qui Vatican Media, potete seguirci anche tramite il sito web vaticannews.va. Intanto un grazie a Gustavo Messina, alla parte tecnica, alla regia, padre Bern Hagenkort. E dunque vediamo già le immagini di questa assolata Piazza San Pietro, pronta a celebrare la Santa Pasqua. E una cosa molto interessante, che i fiori che hanno reso Piazza San Pietro un'esplosione primaverile arrivano dall'Olanda ed è il 32esimo anno consecutivo. Ci sono fiori bellissimi e anche rari. Ci sono rose, ci sono fiori come i tulipani, che sono il simbolo, ovviamente, dell'Olanda. 50.000 fiori e bulbi per adornare Piazza San Pietro in questa giornata di grandissima festa. E sentite dunque i riti di introduzione con il canto di Alleluia. Intanto vediamo le immagini di Piazza San Pietro, addobbata, dicevamo, con questi fiori che arrivano dall'Olanda. 50.000 sono appunto i fiori arrivati dai Paesi Bassi, come anche segno dell'unione dei popoli. La disposizione dei bulbi fioriti in lunghe file collegano la piazza all'altare ed evoca proprio l'immagine dei famosi campi fioriti nei Paesi Bassi. E la gamma dei colori spazia dal rosso all'arancio, al blu, al bianco, al rosa. Ai piedi della scalinata, facciamo questa descrizione per chi non potesse vedere le immagini, ai piedi della scalinata proprio afferrano lo sguardo queste grandi composizioni a sfere, interamente realizzate con 3.500 rose grandi flore, rose bianche, rosa pallido e rosa salmone. E proprio le sfere simboleggiano l'unione dei popoli, dicevamo, mediante questa bellezza della natura.
Ricordiamo che oggi il Vangelo sarà proclamato sia in latino che in greco e le preghiere dei fedeli chiederanno per il Papa e i Vescovi di tutta la Chiesa il dono della franchezza evangelica e la passione apostolica. E adesso vediamo Papa Francesco che è uscito dalla Basilica. Papa Francesco si sta avvicinando all'altare. Papa Francesco adesso è davanti all'altare, in un momento di preghiera, con le spalle rivolte all'assemblea e sul sagrato. Exit Dominus de sepulchro, qui pro nobis perpendit in ligno. Alleluia. Surrexit Dominus vere, et apparuit Simoni. In questo momento i diaconi stanno aprendo gli sportelli dell'icona del Santissimo Salvatore, posta in prossimità dell'altare. E Papa Francesco venera questa immagine santa. Questa è l'antifona d'ingresso. Sono risorto e sono sempre con te. Alleluia. Tu hai posto su di me la tua mano. Alleluia. È stupenda per me la tua saggezza. Thank you.
Papa Francesco con il turibolo, l'incensiere, dove viene bruciato l'incenso. Ha ovviamente benedetto l'altare, ma adesso è davanti all'icona del Santissimo Salvatore. Ricordiamo che bruciare l'incenso sui carboni presenti nel turibolo è un simbolo che esalta la magnificenza e la potenza di Dio, ma contemporaneamente ne descrive e ne rappresenta l'umiltà. E qui Papa Francesco sta incensando la statua di Maria Vergine. Le immagini ci propongono una San Pietro assolatissima e ora Papa Francesco prende la parola. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratelli carissimi, invochiamo la benedizione di Dio nostro Padre perché questo rito di aspersione ravvivi in noi la grazia del battesimo, per mezzo del quale siamo stati immersi nella morte redentrice del Signore per risorgere con Lui a vita nuova. Adesso Papa Francesco asperge l'assemblea con l'aspersorio che contiene acqua benedetta. Il canto che state ascoltando è intonato dalla scuola e dall'assemblea. Vidi aquam.
Deus omnipotens, nos peccati purificet, et per ius Eucharistiae celebrationem dignos narrerat, qui mense regni sui partices feciam. Amen. Quasi un dialogo tra il cantore, la scuola e l'assemblea che intonano il Gloria della Missa De Angelis. Le voci che sentite sono quelle del coro della Cappella Musicale Pontificia Sistina. Polifonia di Massimo Palombella. La colletta, l'orazione che precede la liturgia della parola. Deus, chiodar Maria, per unigenitum tuum, eternitatis nobis aditum, de vita morti resterasti. O Padre, che in questo giorno per mezzo del tuo unico Figlio
hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi che celebriamo la Pasqua di risurrezione di essere rinnovati nel tuo spirito per rinascere nella luce del Signore risorte. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ora ci sarà la lettura proclamata in spagnolo, la prima. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Vosotros. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Galilea, cominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, e quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero, appendendolo a una croce. Ma Dio lo ha resuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua resurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A Lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. E ora il Salmo responsoriale. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo.
data dai costruttori, è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Ed ora la seconda lettura sarà proclamata in francese. Lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, dalla lettera di San Paolo apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi, infatti, siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Ed ora la sequenza. Alla vittima pasquale si innalzi oggi il sacrificio di lode. Thank you.
Ricordo che il Vangelo verrà proclamato prima in latino e poi in greco. I diaconi stanno portando solennemente il libro dei Vangeli al lambone, dove verrà proclamata la parola. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Dal Vangelo secondo Giovanni. L'aspersione con il turibolo, l'aspersione di incenso. Prima autem sabbatorum Maria Magdalene venit mane. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Et cum se inclinasset, videt posita l'inteamina. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo corpo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Sed separatim involutum in unum locum. Tunc ergo introibit et alter discipulo. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Verbum Domini. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. E ora la proclamazione in greco.
Sophia, orthi acusomen tu agigo evangeligo. Irene passi. Tu κατά Ιωάννην, αγίγω Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα. Πρόσκομεν. Τίτε μία των Σαββάτων, Μαρία η Μαγδαλενή, έρχεται προϊς Κωθίας, έτι ούσις εις το μνημείον, και βλέπει τον λίτον ηρμένον εκ του μνημείου, τρέχει ούν. Και έρχεται προς Σίμωναν Πέτρον και προς τον άλλον μαθητή, ον εφήλιγο Ιησούς. Και λέγει αυτής, ήραν τον Κύριον εν τούγου μνημείου και κουχίδαμεν του χέθηκαν αυτόν. Έτσι ήλθενουν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρκοντο εις το μνημείο. Έτρεχεντε δύο-δύο μου και ο άλλος μαθητής προέδραμεν ταχύγων του Πέτρου και γίλτεν πρώτος εμ τη μνημείον. Και παρακύψας βλέπει κύματα τα οτόνια ομέντι εις ήλθεν. Έρχεται ούν και Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτό και εισήλθε εις το μνημείο και θεωρεί τα γοτόνια κείμενα και το σουδάριον, ο είναι επί της κεφαλής αυτού, ο μετά των οτονίων κείμενων, αλλά χωρίς εντετικμένων εις έγαιναν το αγαπώ. Τότε ούν εισήλθε και ο Γάλλος μαθητής, ο ελθόν πρώτος ειν το μνημείο, και είδε και επιστέψε. Ούτε πογάρ ιδέσαν τον γραφή ότι δίγει αυτό εν νεκρόν αγαναστή είναι. Intonato in greco il Gloria a te, Signore, gloria a te.
I diaconi dal lambone stanno riportando i due Vangeli in latino e in greco a Papa Francesco. Vangelari che Papa Francesco bacia e con esso benedice l'assemblea. Dopo l'ascolto della parola di Dio, di questo passo del Vangelo, mi viene di dire tre cose. Primo, l'annuncio. Lì c'è un annuncio. Signore è risorto. Quell'annuncio che dai primi tempi dei cristiani andava di bocca in bocca, era il saluto, Signore risorto. E le donne lì che sono andati per ungere il corpo del Signore si sono trovate davanti a una sorpresa. La sorpresa. Gli annunci di Dio sono sempre sorprese, perché il nostro Dio è il Dio delle sorprese. E così, dall'inizio della storia della salvezza, dal nostro padre Abramo, li sorprende, ma vai, vai, lascia, vattene dalla tua terra e vai. È sempre c'è una sorpresa dietro all'altro. Dio non sa fare un annuncio senza sorprenderci. E la sorpresa è quello che ti commuove il cuore, che ti tocca proprio lì dove tu non lo aspetti. Per dirlo un po' col linguaggio dei giovani, e la sorpresa è un colpo basso, tu non te lo aspetti. E lui va e ti commuove. Primo annuncio fatto sorpresa. Secondo, la fretta. Le donne corrono. Vanno di fretta a dire, ma abbiamo trovato questo. Le sorprese di Dio ci mettono in cammino subito, senza aspettare. E così corrono per vedere. E Pietro e Giovanni corrono. I pastori, quella notte di Natale, corrono, andiamo a Betlemme a vedere questo che ci hanno detto gli angeli. E la samaritana corre per dire alla sua gente, ma questa è una novità, ho trovato un uomo che mi ha detto tutto quello che io ho fatto. E la gente sapeva le cose che questa aveva fatto. E quella gente corre, lascia quello che sta facendo, anche la casalinga,
lascia le patate nella pentola, le troverà bruciate, ma l'importante è andare, correre per vedere quella sorpresa, quell'annuncio. Anche oggi succede nei nostri quartieri, nei villaggi, quando succede qualcosa di straordinario, la gente corre a vedere. Andare di fretta. Andrea non ha perso il tempo, è di fretta andare da Pietro, è andato da Pietro a dirgli: abbiamo trovato il Messia. Le sorprese, le buone notizie si danno sempre così, di fretta. Nel Vangelo c'è uno che si prende un po' di tempo, non vuol rischiare, ma il Signore è buono, lo aspetta con amore. Tommaso. Io crederò quando vedrò le piaghe. Anche il Signore ha pazienza per coloro che non vanno così di fretta. L'annuncio, sorpresa, la risposta di fretta e il terzo che io vorrei dirvi oggi è una domanda: e io che? Ho il cuore aperto alle sorprese di Dio? Sono capace di andare di fretta? O sempre con quella cantilena, ma domani vedrò, domani, domani. Per lo stesso dire domani. Cosa dice a me la sorpresa? Giovanni e Pietro sono andati di corsa al sepolcro. Di Giovanni il Vangelo ci dice che credi. Anche Pietro, crediti, ma al suo modo. Quella fede un po' mischiata col rimorso di aver rinnegato il Signore. L'annunzio fatto a sorpresa, la carriera, andare di corsa e la domanda: e io oggi, in questa Pasqua del 18, io che? Tu che? Tu che? Io parole di riflessione, parole abbraccio. Rimaniamo alcuni istanti a meditare in silenzio. Let us reflect in silence for some brief moments. Meditemos brevemente en silencio.
in questa festa che Papa Francesco Mergoccoli discorso ha dichiarato essere appunto la festa più importante della nostra fede, il Pontefice ci chiede se abbiamo il cuore aperto alle sorprese di Dio. La recita del Credo, cantata. Thank you.
Fratelli carissimi, costituiti figli nella grazia pasquale, con gioiosa fiducia innalziamo al Padre la nostra preghiera. Oremus pro Papa nostro Francisco et universis ecclesiae episcopis. Preghiamo per il nostro Papa Francesco e per tutti i vescovi della Chiesa. Il Padre, che ha fatto tornare Cristo Gesù dai morti, doni loro franchezza evangelica e passione apostolica. Queste sono le preghiere universali dei fedeli. Preghiamo per i governi e le assemblee legislative. Il Padre che conduce la storia li sostenga sempre nel loro servizio e li guidi alla ricerca della giustizia e della pace. Preghiamo per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Il Padre, che desidera la salvezza di tutti, doni alla Chiesa santi ministri dell'altare e testimoni gioiosi delle realtà future. Preghiamo per i peccatori e per gli smarriti di cuore. Il Padre, che accoglie gioioso i figli che tornano a Lui, tocchi i loro cuori, converta i loro passi e li consoli con la Sua misericordia. Preghiamo per i poveri, i sofferenti e le vittime dell'odio. Il Padre, che mai si dimentica dei suoi figli, faccia loro sperimentare la potenza della Pasqua e li renda partecipe del suo amore infinito. Parola al Papa. Sì, benedetto Dio nostro Padre, per tutti i benefici che hai effuso su di noi. Rinnova oggi i prodigi della tua bontà per la potenza della resurrezione di Gesù, tuo Figlio e nostro Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ed ora entriamo nella liturgia eucaristica. Con il canto d'offertorio, terra tremuit, sbigottita tace la terra quando Dio si alza per giudicare. Alleluia. Intanto alcuni fedeli stanno portando al Santo Padre le offerte per il sacrificio.
Il Santo Padre accoglie le offerte per il sacrificio. Anche una famiglia tra coloro che portano le offerte, un piccolo bambino che Papa Francesco ha benedetto e baciato sulla guancia. Ai lati dell'altare stanno arrivando le lunghe file di sacerdoti che distribuiranno il corpo di Cristo all'assemblea. Papa Francesco si sta avvicinando all'altare, intanto per descrivervi un po' l'atmosfera e i colori del sagrato, l'addobbo di questi 50.000 fiori hanno come colore dominante il giallo, che è il colore simbolo di luce e di gioia per la resurrezione di Cristo. E poi anche il verde del cimbidium. Il verde è il colore della speranza, della forza e della pace. Papa Francesco è arrivato all'altare. Siamo ora nel momento più alto della liturgia. L'aspersione dell'incenso con il turibolo. Mercoledì scorso, durante l'udienza generale, Papa Francesco ha ricordato che la Pasqua è la festa più importante della nostra fede, proprio perché, cito il Pontefice testualmente, perché è la festa della nostra salvezza, la festa dell'amore di Dio per noi, che celebra un grande e unico mistero, la morte e la risurrezione del Signore Gesù, che ci rende nuove creature. E poi, come sottolineato nell'omelia poc'anzi, Cristo è risorto, è il centro della nostra fede e della nostra speranza, che continuamente evangelizza la Chiesa e che a sua volta è inviata ad evangelizzare.
Orate, fratre, sub meum habes un sacrificium, acceptabile fiat apo Deo un Patre omnipotente. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa sacrificio Chiesa. Sacrificio Domini Pascalibus Gaudis, exultantes offerimus. Esultanti per la gioia pasquale, ti offriamo, Signore, questo sacrificio nel quale mirabilmente nasce e si edifica sempre la tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Ora la preghiera eucaristica. Grazie sacramus Domino Dio nostro. Digno e giusto est, equo nel salutare, te quidem Domine omni tempore confiteri, sed in ac potissimum die gloriosus predicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus. Ipse enim verus est agnus, qui abstulit peccata mundi, qui mortem nostra moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparabit. Qua propter profusis pascalibus gaudis, totus in orbe terrarum mundus exultat, sed et superne virtutes ac angelice potestate, in un gloria tua e conci in un sine fine di gentes. Igitur, clementissime Pater, per Jesum Christum, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplice rogamus ad petimus, uti accepta habeas et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia illibata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, et regere, vigneris, toto orbe terrarum. Una con me indigno famulo tuo, con Ecclesiae tue per esse voluisti, et omnibus orthodoxis atque catholice et apostolice fidei cultoribus. Memento Domine famulorum famularumque tuarum. Si prega brevemente per colore che vogliamo ricordare. Quorum tibi fides cognita esse nota devotio, pro quibus tibi offerimus, per quae tibi offerunt hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et in comunitatis sue, tibi qui redem vota sua eterno Deo vivo e vero. Comunicantes, et diem sacratissimum celebrantes resurrectionis Domini nostri Iesu Christi, secundum carnem, sed memoriam venerantes in primis gloriose semper Virgines Mariae, genitricis eiusen Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed beati apostoli eiusen Virgine sponsi, et beatorum apostolorum et martirum tuorum, Petri e Paolo, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti,
Corneli Cipriani, Laurenzi Gijoni, Ioannis et Paolo Cosma et Damiani et Omnium Santorum Tuorum, quorum meritus, precibusque concedas, ut in omnibus protectionis Tuae muniamur auxilio. Anci ici tuor oblationem servitutis nostre, sed decunte familiae Tuae, quantibi offerimus prois quoque, quos regenerare dignatus es ex aqua et Spiritus Sanctus, tribuens eis remissionem omnium peccatorum, quae sumus Domine, ut placatus accipias. Diesque nostros in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iuvias grege innumerari. Quam oblationem tu, Deus, in omnibus quae sumus benedictam, adscriptam, ratam, rationabilem, acceptabilemque facere dignedis, ut nobis corpus et sanguis fiat dilectissimi Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi. Qui pride quam Pater etur, accepit panem in santas ad venerabiles manus sua, et elevatis oculis in celum ad te, Deum Patrem suum omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, fregit, dedicque discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Il Santo Padre presenta al popolo l'ostia consacrata. Simil modo, postquam cenatum est, accipiens et tum preclarum calicem in santas ac venerabiles manos quas. Item tibi gratias agens benedixit, dedicque discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemoratione. Papa Francesco ora presenta al popolo il calice. Mysterium Fidei. Undet memoris Domine nos servitui, sed et plebs tua sancta, ius in Christi Filii Tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosae ascensionis, offerimus preclare maiestate tue de tuis donis agdatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vitae eterne, et calicem salute perpetua. Supraque propitia sereno vultu respicere dignedis, et accepta bere sicuti accepta bere dignatus es munera puere tui justi abil, et sacrificium patriarche nostri abrae, et cotibi obtulit sumus sacerdus tuus Melchisedec, santum sacrificium immaculata nostri. Supplices, te rogamus omnipotens Deus, iube ec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine maiestatis tue, ut quod ex altaris participatione, sacrosanctum filii tui corpus et sanguinem subserimus, omni benedizione celesti et gratia repleamus.
memento esse an Domine, famulorum famularumque tuarum, qui nos precesserum con signo fidei et dormium in sonno pacis. Si prega brevemente per i defunti che si vogliono ricordare. Ipsi Domine et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigeri lucis et pacis ut indulgias, te precamus. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis de multitudine miserationem tuarum sperantibus. Partem aliquam et societatem doniare dignieris con tuis santis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Luce, Agnese, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis. Intra quorum nos consortium, non estimator meriti, sed venie, quesum largitor admite, per Christum Dominum nostrum. Per quem, et omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum, et cum ipso et in ipso. Esti video Patri Omnipotente, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Recepti salutari vos moniti e divina istituzione formati, audemos dicere. Ave nostre, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Libera nos quae sumus Domine ab omnibus malis. Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, spectantes beata ans fem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Domine Iesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare dignieri, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobis. E con il tuo spirito. Offerte vobis pace. Il diacono invita a scambiarci un segno di pace. E così ovviamente fanno i presenti. Thank you.
Intanto i numerosi sacerdoti si stanno avvicinando ovviamente all'assemblea presente, si devono disporre appunto per distribuire il corpo di Cristo. Intanto il coro intona l'Agnus Dei, Missa de Angelis. Piazza San Pietro, gremita di gente, è divisa, immaginate, come una scacchiera. Dall'altro, dall'alto sembra come tanti riquadri all'interno di questi, ovviamente, i fedeli. E c'è Agnus Dei, e c'è chi toglie peccata mondi. Beati che accennano agli invocati su. Domine non sus dignus, utrice su tecum meum, se tanto mi prego, e sanabitur anima mea. Papa Francesco ha dunque spezzato l'ostia consacrata. E ha appena pronunciato le parole: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Questa che sentite invece è l'antifona alla comunione. Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa con purezza e verità. Alleluia. Questo è il testo dell'antifona. Distribuiti i sacerdoti tra i corridoi di questa scacchiera stanno distribuendo il corpo di Cristo. Ricordiamo allora le parole a braccio di Papa Francesco, le parole di oggi che poi si sono concluse, come spesso nel suo stile, con una domanda. E io ho il cuore aperto alle sorprese di Dio? O procedo, dice il Papa, con la cantilena del domani vedrò. E ancora ci interroga, cosa dice a me la sorpresa di Dio? A me in questa Pasqua. Papa Francesco ha fatto riferimento alle sorprese, così in qualche modo analizzando lo stile di Dio, del Signore. Gli amici di Dio, infatti, ha proseguito il Papa, sono sempre sorpresi, perché Dio è il Dio delle sorprese, lo vediamo nella storia della salvezza, da Abramo in poi. E ancora, Dio non sa fare un annuncio senza sorprese, e sono le sorprese che ci toccano il cuore. La sorpresa, usando un gergo giovanile di oggi, è un colpo basso, ha proseguito. Ed è così che Dio ti commuove. Secondo punto, evidenziato da Francesco, la fretta.
come le donne corrono per la sorpresa. Le donne si mettono in cammino subito. Il sepolcro è aperto. Hanno rubato il corpo di Gesù. La corsa di Pietro e di Giovanni al sepolcro. La corsa dei pastori per vedere il bambino. La samaritana che corre per vedere con grande sorpresa quell'annuncio. E poi chi si prende tempo. Ma siccome ci ha spiegato il Santo Padre, Gesù è paziente, c'è spazio anche per tutti quei Tommaso nel quale spesso noi ci identifichiamo, che appunto si prende tempo e dice: un momento, io crederò se vedrò, quando vedrò. Vi ricordate all'inizio, abbiamo parlato all'inizio della celebrazione, Papa Francesco ha incensato con il turibolo l'immagine del Salvatore, quell'icona i cui sportelli sono stati aperti da due diaconi. Bene, è dalla Pasqua del 2000 alla Pasqua del 2006, con sola eccezione del 2005, che questa icona è stata portata in piazza San Pietro. L'icona è del Santissimo Salvatore. Questa reliquia proviene probabilmente dall'Oriente, è stata conservata nell'oratorio di San Lorenzo al Laterano, oggi santuario della Scala Santa, e viene ricordata già in alcune note biografiche di Papa Stefano III, siamo intorno al 752 circa dopo Cristo. Questa icona è un'immagine completa del Salvatore seduto in trono. È stata dipinta su tela applicata sopra una tavola di legno delle dimensioni di 1,50 m circa per 70 centimetri. È stata più volte restaurata e l'unica parte dell'immagine che oggi si vede è il volto del Signore dipinto su un velo aggiunto sopra l'originale. Tutto il resto invece è coperto da una lamina d'argento. I due sportelli laterali dell'icona sono composti da 4 riquadri ciascuno e raffigurano un testo paolino sulla risurrezione. Rimaniamo alcuni istanti in silenzio orante.
Let keep prayerful silence for some brief moments. Guardemos silencio durante unos instantes en oración. Oremos. Perpetuo Deus, Ecclesiam Tuam, pio favore Tue. Proteggi sempre la Tua Chiesa, Dio Onnipotente, con l'inesauribile forza del Tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali giunga alla gloria della resurrezione per Cristo, nostro Signore. E adesso i riti conclusivi. Domino Hoviscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et sognum petusque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Questa è l'antifona mariana. È dal 1742 che questa gioiosa preghiera viene rivolta a Maria, proprio cantata o recitata in tempo pasquale. Regina dei cieli, rallegrati. Alleluia. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, è risorto, come aveva promesso. Alleluia. Prega il Signore per noi. Alleluia. Papa Francesco in questo momento è davanti alla statua della Madonna. Si è fermato qualche istante, il tempo appunto dell'intonazione del Regina Caeli in preghiera. L'antifona mariana composta, scusate, nel X secolo e tuttavia l'autore è ancora rimasto sconosciuto. Mm-hmm.
Francesco sta ritornando all'altare. Celebrazione della messa pasquale è terminata, i diaconi lo stanno aiutando a togliersi i paramenti, la mitra. Bandiere di paesi lontani sventolano in questa piazza San Pietro, gremita di fedeli, fortunatamente assolata dopo tutta la pioggia di questi giorni. Chiudiamo momentaneamente il collegamento, ci risentiremo ovviamente per la benedizione Urbi et Orbi. Laudetur Jesus Christus, resurrexit sicut dixit, come appunto recita il Regina Celi, è risorto come aveva promesso.